La Fel di Ebori si prende il primato e lo fa battendo al Palasele il Pirossigeno Cosenza. Un gol di Duarte consente al Napoli di infliggere la prima sconfitta dopo 6 vittorie alle Cositi Genzano. Bene la Roma nel derby col Pomezia, superlativa vinumita di Petrarca in casa del Manfredonia. La meta Catania ne fa 8 al Benevento. A 5 secondi dalla fine Igor regala 3 punti d'oro al Sala Consilina sul campo dell'Active. Un punto in 4 partite e crisi per la L84 Torino, sconfitta da un ottimo Sandro Abate trascinata da un super Kenji. Primo squillo dell'Italservice Pesaro, Corsara a Treviso. In classifica Felli Eboli 19 punti e Cositi Genzano 18, Napoli Futsal 16, Roma 1927-15, Meta Catania 11 con la vinumita di Petrarca, Sala Consilina L84 Torino 10, Sandro Abate e Came Treviso 9, Vitulano Dragstor Manfredonia 8 col Fortitudo Pomezia, 5 l'Active Network, a 4 l'Italservice Pesaro, 1 punto per Cosenza e GG Teamware Benevento. Nel prossimo turno Sandro Abate Active Network, Italservice Pesaro Manfredonia e Cositi Genzano Came Treviso, Sala Consilina Fel di Eboli, 84 Torino Roma 1927, Petrarca Napoli, GG Teamware Benevento, Pirossigeno Cosenza su Sky Sport, Pomezia Meta Catania. Federico Barra, pallone alzato per Liberti, sotto le gambe di Locconte, passa in vantaggio la Fel di Eboli. La squadra di Antonelli che prova subito ad insistere con Spindola che va al tiro, Locconte poi sulla ribattuta, è proprio Spindola a ribadire in rete. Rilancia Locconte su Cabeza che calcia con il destro e la mette dove dal centro non può arrivare. Altra palla al centro e c'è l'autogol sfortunatissimo di Bavaresco. Pensa per un attimo al tiro, poi tocca per Lemos, pallone in angolo per Ugherani, che va da Spindola, con deviazione, trova la rete del 4-1. Duarte, il destro, Mammarella non la tiene questa volta, e la palla finisce in porta, il gol di Giappa Duarte, l'1-0 per il Napoli. Roma che prova a salire di giri, Dimas, controllo orientato, dribbling, si accentra, vince il rimpallo, Dimas, assist, Marcelinho, al primo tiro in porta, la Roma è davanti. Parte Marcelinho col suo mancino, ha raddoppiato la Roma, lancio di Ducci, teso, Marcelinho, di testa, assist al bacio di Daniele Ducci, spizzata, hat-trick, tripletta, Marcelinho, 3-0. Dudu, rotazione, Bueno dentro, palla intercettata di Eugenio con la porta vuota, Alessio di Eugenio, poker giallo rosso, passa una palla che crea lo spazio per Dudu, la palla è entrata, il gol della Fortitudo Pomezia, si prende il centro del campo, bella palla per Marcelinho di ritorno anche con un pizzico di fortuna, ma segna Antonio Dimas a quella passiva vista proprio qui in casa, schiantata dal Consilina, mentre arriva il gol di Michelangelo prima dell'inizio della gara, e quindi Giulio Musumeci, attenzione perché recupera un gran pallone Ramon, il Benevento è in vantaggio al Pala Catania, ma riesce a guadagnare metri bene il capitano e Arillo la mette dentro sull'azione perfetta di Carmelo Musumeci. Attenzione Gianluca, la meta firma il 2-1, numero 10 rossoazzurro Carmelo Musumeci, dentro Arillo, la doppietta per Attilio Arillo, Sastigliano che ha fatto calcio di rigore, parte Turbena, è il 4-1 della Meta Catania. Però la Meta Catania, Gianluca, è partito Mario Salomone, ma che golazzo, esce benissimo ma Salomone lo ferma, Gianluca, portata di destro per il 6-1. Musumeci, il capitano, la mette dentro al volo. Podda, sinistro sul secondo palo. Molaro lascia sul posto Murgo, ancora Molaro, il tentativo, palo rete, e Antonio Molaro porta in vantaggio il Petrarca a Manfredonia.
sbaglia l'uscita pressing, Gargantini centra in pieno Giampaolo, ancora Gargantini, tiene il possesso per Giampaolo per il più classico gol dell'ex Gelve. Apertura per Ronaldo, ottimo il controllo Ronaldo, ma che gol ha fatto Ronaldo Cabarcas, una magia del venezuelano. Andre Ferreira, Musumeci, gestione palla, raddoppiato, arriva poi all'improvviso un lampo di Andre Ferreira, palla in mezzo e Gargantini di rimpallo mette dentro la rete del 3-2. Bel tentativo per il gol di Felipe Melo, fa salire la squadra, ancora bello lo scarico per Molaro che sfonda la porta per la rete che vale il 5-2. Parte calcio di punizione, corsa di Felipe Melo e la palla termina direttamente in rete. Barbieri, Andre Ferreira e poi il tentativo che gonfia la rete da parte di Felipe Melo che da casa sua firma il 7-2. Ovviamente non merita questo tipo di passivo, ma il gioco del quinto di movimento spesso si presta a questo tipo di situazioni e c'è la rete di Canal. Così dovesse essere una vittoria che torna dopo 4 giornate. Molaro, Molaro, Molaro dice contro Barrichello e compagni. Arriva Andre Ferreira che mette dentro la rete del 4-8. Vidal, Baroni, versante sinistro, uno contro uno con Cesaroni, prova ad andarsene Baroni, forse un fallo su di lui, non secondo il direttore di gara, e arriva il vantaggio di Igor. Rimpallate poi Fermino, Baroni prova ad andarsene, Baroni uno contro uno, Baroni cost to cost, Baroni 2-0. Pallone per la medica, la medica, la medica, la medica, è un gol pazzesco di Giacomo, la medica. Ferretti anticipato da Baroni, attenzione al break, Baroni, Diaz, Diaz fa 3-1, 3-1. Calcio di punizione, Davi sul punto di battuta, pallone per Bloch, 2-1, la riapre l'Acti. Thiago Perez con le mani, pallone per Bloch, contro Vidal, Bloch, 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 e fa 3-3, il Tato Bloch. Paia Igor, la conclusione a 5 secondi, il gol di Igor che poi esulta, il gol di Igor a 5 secondi. Accarezza la palla col mancino, gli portano il blocco regolare, Osico per la porta, pallone che resta lì ancora, Osico l'ha sbloccata l'84. Tuli, intanto è super giocata, prova Tuli ad apparecchiare il pallone del raddoppio, l'ha fatto bellissimo l'84, Maxi riesce a 2-0. José Ma prova a far correre Moab, quello non è un problema, cerca di rientrare il marocchino che calcia! Ancora, ancora Moab, lo ha fatto di nuovo José Ma. Kenji lo aspetta, Guzzolino è riuscito a passare, a prendere spazio, la Sandra Bate che l'ha pareggiata con il Toro Ghi che si è fatto trovare pronto sul secondo palo. Galletto prova a fare correre ancora Keiji che va per la porta e c'è il vantaggio della Sandra Bate, la girata, la squadra di Piero Basile. Keiji conduce lui internamente, Keiji fino in fondo. Come? Keiji per più due Sandra Abate. Cuzzolino sul lato di sinistra, cercata l'imbucata, occhio al pallone che va a finire dentro, il 5-2 della Sandra Abate, ancora con il suo uomo migliore Kenji. Cuzzolino apparecchia ancora il sinistro, pallone resta lì, Cuzzolino 5-3 sul rimbalzo, fa gol l'84. Cuzzolino in angolo da Tuli, eccolo qua il gol del 5-4 della L84. Stanno cercando di liberare dei corridoi di passaggio che per ora vengono schermati da Sandra Abate. Tuli calcia Parisi con i piedi, occhio a Ghi che vuole andare per la porta, 6-4, ci ha creduto il Toro e si porta di nuovo sul più 2 la Sandra Abate Avellino con Ghi, 21 secondi alla fine.
toglie letteralmente il pallone dalla porta il numero 10 Sutton, e intanto la rete, il vantaggio della formazione ospite. Ancora con il tentativo e la rete dell'Ital Service. Giappa, attenzione per Sacone, questa volta la rete, non perde Walex, intanto attenzione Otomei, a parte il tiro, rete, il 3-1, Otomei, pallone che viene recuperato, attenzione, un 3-1, Otomei, parte il tiro, rete, e in contropiede arriva la quarta marcatura e la doppietta anche da parte di Otomei. La formazione di casa, attenzione Pietrangelo, palla, rete, uscita sbagliata di Pietrangelo. Gordi, Torinandel, Galiani, e qui arriva ancora la rete. Sing su Walex, in velocità, vediamo il passaggio ancora per Walex, e questa volta la rete. Nin per Walex, tiro debole, nessun problema per i Cordi, attenzione, e la rete! Un segnale invece dalla squadra di Davide Barniesi, che intanto, eccolo qui, la terza marcatura.